Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di filler e lo faremo insieme al dottor Riccardo Vigetti, che è in collegamento con noi da Piombino. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Ma grazie a lei, dottore. Quindi, che cosa sono i filler? Allora, i filler sono... Allora, innanzitutto la parola filler deriva dall'inglese to fill, che significa riempire. Quindi sono dei riempimenti di varie sostanze che possono essere fatti in particolar modo sul viso, ma anche in altre zone del corpo. Diciamo che la sostanza principe utilizzata oggigiorno per fare i filler è l'acido ialuronico, ma appunto si utilizzano anche altre sostanze. L'acido ialuronico, quindi, dottore, che cos'è e dove si usa? Allora, l'acido ialuronico è una sostanza fatta in laboratorio, naturalmente, ma che abbiamo anche noi al nostro interno, che viene prodotta anche dal nostro organismo. Quindi praticamente noi andiamo ad iniettare una sostanza che di per sé non può dare problematiche per il fatto che l'abbiamo e riusciamo a produrla anche noi. Quindi è un polimero che viene iniettato per andare a riempire una ruga. Dottore, che durata possono avere i filler? I filler hanno varia durata, nel senso che esistono filler più o meno densi, a seconda appunto della zona dove vengono iniettati. Per esempio, per le labbra dobbiamo utilizzare un filler molto molto liquido, poco denso, perché è una zona molto delicata. Per quanto riguarda invece, per esempio, gli zigomi o il profilo mandibolare, invece utilizziamo un filler molto denso e quindi molto cross-linkato, si dice in medicina. La durata varia in base a quanto una persona beve, quanto riesce a riassorbire l'acido ialuronico, perché è una sostanza completamente riassorbibile al 100%, che può variare oltre appunto alla densità di cui abbiamo parlato prima, ma anche dalla forza e dalla quantità di ialuronidasi che una persona ha al proprio interno. Diciamo che alcune attività come l'esposizione solare possono far durare meno un filler, mentre una buona idratazione, quindi bere molta acqua, circa 1,5 litri, 2 al giorno, fa durare di più un filler. Ci sono delle controindicazioni per l'utilizzo dei filler? Allora, ci possono essere delle controindicazioni relative, nel senso che comunque sono dei materiali esterni che vengono iniettati, quindi bisogna far sì che in quel momento non ci siano delle infezioni tipo batterico, tipo impetigine, oppure infezione virale tipo l'herpes. Naturalmente anche in alcune patologie cutanee tipo psoriasi o altri tipi, appunto, non si può fare un filler, quindi esistono controindicazioni assolute. Benissimo, dottore, ma chi può eseguire i filler? Allora, i filler possono essere eseguiti soltanto da medici, perché sono dei medical device, quindi per questo motivo dobbiamo stare molto attenti a chi ci infiltra queste sostanze, sia che sia acido ialuronico o altre sostanze ancora in commercio. Però l'importante è che venga fatto da un medico, meglio se è un medico estetico, naturalmente. Io faccio parte della Società Italiana di Medicina Estetica e questo è una garanzia, diciamo, una garanzia di persone che hanno fatto un certo percorso per fare questi tipi di iniezioni. Però naturalmente non dobbiamo affidarci a persone che non hanno innanzitutto una laurea e un percorso appunto di medicina estetica. Quindi mani esperte e qualificate. Benissimo, dottore, io la ringrazio molto per il tempo che lei ci ha dedicato. È stato un piacere conoscerla. A presto. Grazie mille a voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.